benissimo italiano, devo adesso la nostra comunità è una comunità nuova, è un'associazione internazionale dei fedeli e la maggioranza sono laici non consacrati, ma abbiamo anche quelli che hanno voluto fare i voti e anche i preti nella nostra comunità. E davvero non abbiamo pensato noi di avere un carisma proprio, pensavamo perché siamo nati della spiritualità francescana, perché è un francescano che ha cominciato con un ragazzo che era del movimento focolare. E sempre abbiamo pensato, siamo una famiglia nata dai carismi del francescano, quindi di noi e del focolare. E questo il Papa Pio XI, quando è andato alla nostra comunità nel Brasile nel 2007, ha confermato questo: siete una comunità nata del carisma. Va bene, ma nella promozione pontificia, da noi era una sorpresa perché non abbiamo pensato questo. Quando è venuto tutto, come ha detto, gli ha detto: ma vedi, la Chiesa ha fatto la promozione e parla qua che siamo un carisma della speranza. Abbiamo pensato questo, che eravamo un carisma della speranza. Va bene, e che cosa facciamo noi? Dobbiamo portare la speranza a ognuno che a quale manca la speranza. E questo è il nostro carisma. E per questo non c'è un punto specifico. Siamo identificati normalmente per le faziende della speranza che lavora con tossicodipendente. Ma il nostro scopo non è lavorare con tossicodipendente. Il nostro scopo è portare Gesù. E Gesù è la nostra gioia. Ma quale Gesù dobbiamo cercare in primo posto? Quello Gesù senza speranza. E per noi questo Gesù è Gesù abbandonato, quello che non c'è più speranza. E ognuno che arriva senza speranza, per noi adesso è Lui. E Lui deve essere la nostra gioia sempre. E per questo uno che entra nella nostra comunità e deve rimanere, fa come primo voto, diciamo, primo passo, e fare il patto d'amore, di avere nel cuore la gioia di trovare Gesù in ognuno che arriva. E va bene, e adesso parlo delle piccole esperienze o grandi esperienze, ma per esempio un ragazzo che è arrivato quasi 20 anni fa, con 17 anni, e non aveva speranza più di... aveva detto, io penso che non c'è una soluzione per me, ma faccio la prova. Va bene, è entrato, dopo trovato questa vita, aveva genitori con problemi, suo padre prendeva alcol sempre, ma dopo questo ragazzo, dopo un anno, ha detto, ma io voglio regalare la mia vita a Dio. E dopo un tempo ha scritto a Chiara Lubich e parlato della propria storia, e Chiara Lubich ha dato a lui, ha inviato una risposta e ha detto, io ti chiamo adesso De André, di Gesù abbandonato. Questo ragazzo ha fatto i suoi voti definitivi, perpetuo, a Laverna, qua a Assisi, in 2010, quando siamo qua. E oggi è un responsabile zonale della zona dell'Europa, come i nostri. E questo per noi è una gioia di uno che ha trovato questa speranza. Ma non solo questo ha trovato speranza. Per esempio è arrivato un prete, perché la mamma conosceva la nostra comunità, e questo prete aveva visto, presenziato là, il suicidio di un ragazzo che si è ucciso davanti a lui e dopo è entrato in depressione. E con questa depressione ha cercato noi e ha detto, io posso vivere tra voi. Era rimasto tra noi. E dopo questo uomo trovava una gioia che era bellissima e ritornato alla diocesi, ha aperto una comunità nostra nella diocesi e 2 anni fa questo uomo è nominato vescovo ausiliare di una diocesi della capitale, di una capitale del Brasile, Recife. Oggi è vescovo. E abbiamo trovato tanti altri. Per esempio, i vescovi hanno una dolore grandissima con la formazione. Uno vescovo mi ha detto, io non so che cosa faccio con i miei seminaristi. E abbiamo preso la decisione di accogliere i seminaristi che fanno la filosofia, vivendo nella nostra comunità e vanno anche allo studio, ma vivono con i nostri. E con
questo, due dei nostri che sono entrati per recupero hanno chiesto al vescovo di entrare in seminario e adesso fanno la filosofia nella diocesi. Questo per noi sono segni di questa speranza di un Gesù che è abbracciato. Una congregazione che sono le Francescane di Sisse, e grazie a Dio lavoriamo con altre congregazioni che sono adesso penso più 26 o 27 congregazioni diverse, anche di Clausura, come di Clarisse, di Scrapare di Clausura tra noi, e che hanno cercato perché volevano vivere tra noi questa vita. E la generale è andata tra noi in Brasile tanti anni fa, ha detto 20 anni fa non abbiamo una vocazione qua e dobbiamo fare qualcosa. E quando è andato tra noi ha detto qui il cielo è aperto. E hanno deciso di lasciare ospedale, scuole, tutto che avevano, e hanno fatto il suo centro provinciale attaccato alla nostra comunità. E dopo cominciava una formazione, la nostra chiesa in quello posto è la chiesa delle suore, tutto che facciamo, facciamo con le suore, e adesso hanno una casa per novizie, una casa per postulante, sono questi i segni. Ma come facciamo questo? Con le loro abbracciate. Il segno di Gesù abbandonato più forte per noi è uno dei nostri, che era del Pime, e hai scoperto che c'era una leucemia, un cancro, e per questo è andato all'ospedale e dopo non poteva più andare. E dopo hai scoperto che non poteva essere più missionario. E chi era questo ragazzo per noi, per la comunità? Gesù abbandonato, adesso. È raccolto per i nostri, i giovani che facevano in un tempo di recupero hanno curato di questo ragazzo, hanno fatto tutto che aveva bisogno per lui. E dopo, nella sede a rotelle, è studiato, diventato prete su sede a rotelle, è stato in Germania come responsabile adesso è responsabile in Messico, a Guadalajara. E si è occupato con la formazione, è scrittore, ha scritto almeno 5 libri già, e l'anno scorso ho chiesto a lui di mandare l'esperienza da lui, è un'esperienza bellissima, dove lui parla, Gesù abbandonato è la mia gioia. Con lui io vado tutti i giorni con la mia sedia a rotelle e la stessa mano che gira la ruota della sedia a rotelle è quella mano che può consacrare Gesù. E ogni giorno io ringrazio lui perché è lui con me tutto il tempo. E queste sono qui le esperienze.